la settima edizione della passeggiata ecopaesologica si apre con un'ode alla natura. Lo scrittore Franco Arminio, con un teschio di mucca, contrasta l'idea che i piccoli paesi siano diventati uno scheletro. Il futuro è con noi, è con la terra! Oggi non è una passeggiata da contadini perché siamo qui in abiti civili, però è simbolicamente l'idea di tornare alla terra. L'Irpinia nei decenni scorsi ha lasciato la terra perché la terra non riusciva a sostenere queste popolazioni, però insomma nel futuro assolutamente dobbiamo tornare alla terra e speriamo che questo non sia solo uno scheletro. Io sogno un'Irpinia, le sue colline, le sue vallate piene di vacche, piene di giovani che fanno il formaggio e certo anche piene di turisti perché abbiamo un paesaggio bellissimo, ma questa passeggiata è proprio il segno di un ritorno, di un riattaccarsi alla terra, assolutamente, perché l'Irpinia è uno dei posti più belli del mondo e gli irpini non lo sanno, questo è il dramma. Condivide l'Irpinia, l'Alterpinia e il paese dei coppoloni, che cosa ne pensa? Ma certo, anche il nostro passato, le nostre storie, i nostri miti, noi dobbiamo avere l'orgoglio di essere irpini. Ogni paese è uno scrigno di miti, non c'è solo Calitri, Bisaccia, ogni paese, e noi abbiamo abbandonato i nostri animali, le nostre terre e anche le nostre storie. Questo è tutto un lavoro di riappropriazione che soprattutto i ragazzi devono fare. Sono posti quelli concentrati nel fazzoletto di terra della Baronia che devono essere ancora scoperti e valorizzati. Con questo presupposto le associazioni ambientaliste, il Movimento della Paesologia, Notrivi Irpinia e Locomotivi Irpinia Trekking rispondono positivamente all'invito della Proloco Castellese. Dopo aver attraversato il paese dello statista Pasquale Stanislao Mancini, i partecipanti hanno percorso 6 chilometri toccando San Nicola, Trevico fino a Carini. Il motivo per cui vede così tante associazioni scendere in campo è quello di fare in modo che il paesaggio, quindi il territorio, l'ambiente venga non solo tutelato ma anche valorizzato. Ecco, quindi questi due principi sembrano essere fondamentali per questo evento, quindi valorizzazione, promozione ma anche tutela del paesaggio. Siamo ormai giunti alla settima edizione di questa passeggiata ecopaesologica. A questa ecologica quest'anno abbiamo aggiunto paesologica proprio perché c'è stato il contributo della Casa Paesologica di Trevico con Franco Arminio e insomma diciamo che stiamo cercando di fare in modo che le sensibilità presenti sul territorio possano concentrarsi in questa attenzione verso il paesaggio e verso il territorio.